Eccoci, siamo in diretta. Ciao Marco, come stai? Ciao Isa, buonasera a tutti, sto benissimo e sono ben felice di essere qua con voi. Come si sta Parti laggiù a New pure. York? A New York si sta bene, il clima è fresco, un po' di nebbia, ma Brooklyn, da Brooklyn si vede tutto bellissimo. Fantastico, ti invidi un Grazie. po', sai? Magari fosse New York, mi piacerebbe. Allora, Dimmi tutto. partiamo, voglio raccontare un attimo di te a chi ci sta Sì? ascoltando. Adesso pian pianino si collegheranno tutti i nostri spettatori, insomma, chi guarda la tua presentazione. Marco, classe 1973, originario di Asti. E una domanda che devo farti, che non ho ben capito, tu lavori ancora in banca? Per adesso sì, poi quando Ok. sarò un grandissimo scrittore magari si smetterà anche, non Via. so. No, la banca per adesso fa ancora parte, è la parte integrante di me, quindi sì, devo Ma sai che ho dire. lavorato in 5 anni in banca io? 5 anni banca, guarda, hai fatto benissimo a smettere. Come hai fatto? Così lo copio anch'io. Però ascolta, tu Dimmi. ho letto che non è che fai solo il bancario, perché tu sei anche un editor. Sì, diciamo che con la casa editrice ho cominciato, ho fatto prima un corso con loro di scrittura, poi l'ho fatto, diciamo, prima di gruppo, poi da solo, e con loro poi mi sono trovato molto bene, loro sono trovati bene con me, abbiamo cominciato questa collaborazione, mi mandavano appunto dei libri da fare all'editor, mi è servito molto, perché comunque leggendo di altri, più si legge, secondo me, e più si migliora la propria scrittura. E quindi, oltre che scrivere appunto il primo romanzo e dei racconti brevi, con loro collaboro all'editor di qualche libro di qualche altro collega scrittore astigiano, che devo dire che siamo diventati un bel gruppetto adesso come Da fare ne scrittori. hai, direi che ne hai proprio tanto da fare, non sei di certo fermo. No, Scrittura, quello è sei poco. scrittore tu adesso, sei editor, lavori in banca, non è un Diciamo attimo di. che il lockdown aiuta poi dopo il lavoro in banca, quando si arriva a casa, che sei a casa da solo, quindi diciamo che leggere è la cosa migliore che ci possa essere, il miglior viatico per superare il Covid. Allora, concordo pienamente. Parliamo adesso del tuo fantastico thriller, Il giardino degli dèi. Spero che si veda bene, che c'è un po' Io di lo vedo sfumatura benissimo, qua. spero anche gli altri. Perfetto. È il tuo libro d'esordio? Sì. Speriamo che appunto rimanga d'esordio e che ce ne siano un sacco di altri, perché l'ho adorato. È un thriller molto Molto piacere. particolare, inaspettato per la letteratura italiana. Appunto, tendente molto allo stile americano, come tu stesso affermi in alcune interviste, è legato sia ai misteri e alla storia, che è una tua grande passione, oltretutto. E un archeologo sta seguendo praticamente la teoria degli antichi astronauti. Noi non andremo a raccontare più di tanto della trama, e Sì. porterà il lettore a una serie di colpi di scena che toccano il mondo anche del sacrale. Quindi hai creato proprio, a me ha ricordato veramente i grandi scrittori americani, il tuo stile. Mi ha colpito Grazie. molto questa cosa. È un libro che prende tantissimo, veramente molto, e soprattutto mi ha stupito tantissimo la ricerca che hai fatto per quanto riguarda tutti gli elementi mitologici, sacrali. Che sarebbe anche curioso poi andare a verificare, perché chi magari non è pratico del tema, io su alcune cose sì, su quelli che tratti tu, per esempio, invece non ho molta conoscenza, e quindi verrebbe anche voglia poi dopo della lettura di andare ad indagare in maniera più precisa di ciò che parli. La prima cosa che ti chiedo è questo: quanto hai dovuto studiare per scrivere questo libro? E cosa Allora, il vuoi dire? libro l'ho cominciato 10 anni fa. Madonna. E, sì, ma più che altro perché col lavoro diventa difficile riuscire a scrivere nel tempo giusto per poter scrivere un romanzo in un periodo, una lunghezza di periodo normale, quindi 1 anno, 2 anni per scrivere un romanzo così ci può stare. Invece col lavoro viene un pochino più lunga. E la ricerca, ma io ho sempre letto i misteri, e quindi per me era quasi naturale ricercare queste cose in altri libri, in siti internet, un argomento che mi appassiona moltissimo. Il tempo per scrivere, per riuscire a mettere insieme tutte le cose, fare comunque uscire una trama che sia, che
riesca a seguire, che il lettore riesca a seguirla bene senza perdersi in tutti gli studi, devo dire che ci ho impiegato un po'. Fai 2 o 3 anni di ricerche, 2 o 3 anni di scrittura, diciamo 4 o 5 anni allungati dal fatto che il lavoro ti porta a scrivere magari quell'ora o due, non quelle 5 o 6 che potrebbe essere l'ideale per finirlo prima. Comunque è stata una cosa Assolutamente. abbastanza lunga e intensa. Lo so, immagino bene. Per questo che ti chiedevo, perché ero proprio incuriosita, essendo talmente tanto di ricco di elementi, di riferimenti, proprio messi anche a flash, che ti colpiscono dritto in faccia, mi chiedevo, Madonna, perché magari per noi, per il lettore, un riferimento è minimo e poi lo andiamo a pescare in fondo, quindi lo si va a notare poi successivamente. Te invece, per fare uno studio, già solo il thriller comunque è costruito su una trama che deve essere molto solida, ogni elemento che vai a dire deve corrispondere poi successivamente. Quindi Sì. intricarlo anche con qualcosa di così complicato deve essere stato difficile. L'altra cosa che ti voglio chiedere è perché ti sei buttato su uno stile americano, quindi uno stile che, insomma, in effetti sulla nostra letteratura, nei thriller italiani, va un po' a mancare. Allora, io ho sempre letto, già fin da ragazzo, quasi sempre dei thriller, americani, cioè mi hanno regalato libri di Stephen King, ho letto James Rollins. Poi adesso Glenn Cooper, quindi ho sempre letto più il genere americano che il genere italiano e mi ha molto appassionato, perché a me piace anche molto il cinema, quindi io vedo il romanzo quasi come una sceneggiatura, come tipo un film che deve scorrere, quindi, e secondo me il genere americano porta più a essere proprio diretti nella trama, come posso dire, una sceneggiatura di un film. E avendo sempre letto il genere americano, il mio metodo è stato quello lì, ho seguito il loro esempio. Diciamo che anche i loro thriller sono molto più ricercati, ci sono molti più studi, molti più dettagli di, appunto, come il mio, di certi argomenti che il lettore magari non conosce e andrà poi a cercare per vedere di capire di più di cosa stiamo parlando. Io ho imparato dei libri americani a leggere, a incuriosirmi di quello che loro scrivono, andare a fare ricerche personali e quindi ho preso il loro esempio, mi è venuto quasi spontaneo. Entriamo un po' nel vivo però della trama. Chi è Jack Thornton? Jack Thornton, adesso vediamo di non spoilerare troppo la Io storia. ho fatto la bacia pilet, ho proprio scaricato Jack Thornton è un personaggio, è uno dei personaggi principali ed è colui che fa partire tutta la storia. Diciamo che non è lui quello che segue la teoria degli antichi astronauti, ma ci finisce in mezzo. E diciamo che la storia, essendo divisa in parte 3 anni prima e poi una parte nel presente, lui è più il protagonista della parte passata. Poi nel presente c'è, logicamente non entro nel dettaglio perché altrimenti tolgo il gusto al lettore, però diciamo che Jack Thornton è colui che fa partire tutta la storia. bellissimo che la vicenda poi fa un bel passaggio tra Iraq e Inghilterra ed è Sì. bellissima questa cosa qua. Tu ci sei stato, tra l'altro? Ecco, premetto che io non ci sono stato né in Inghilterra, io Londra non la conosco, e in Quello che Iraq mi chiedevo, neanche. cioè non è facile parlare di un luogo di cui. E lì la ricerca è stata su Google Earth, quindi vai a cercare poi le foto, vai a cercare sui siti inglesi, quindi traduci anche. Io non è che ami molto l'inglese, però devo dire che vai con la traduzione, vai a cercare le foto, le immagini, le descrizioni. Spero di aver dato di Londra. Prima o poi riuscirò ad andarci, poi col Covid non ci possiamo muovere, quindi è difficile anche far quello, però andare a vedere i posti che ho descritto per vedere se poi alla fine sono veramente fatti così o se mi sono inventato Guarda, anche io una non posso Londra parlare per alternativa. l'altro luogo, però per Londra sì, perché ci sono stata e quindi sei stato veramente molto fedele per quel poco che ho visto. Grazie. Ovviamente se non vivi lì, non Diciamo è che la. l'Iraq è solo accennato, poi c'è il luogo principale, è questo giardino degli dèi, quindi non diciamo nulla lì perché sennò togliamo il. Ma ascolta, Dimmi. invece vogliamo dire qualcosa
Cosa sono questi antichi astronauti? Allora, Andiamo. secondo teorie, perché logicamente diciamo che sono teorie, non prendiamole per... ognuno, c'è chi può prenderle vere, chi può dire che sono tutte fandonie, quello che si vuol dire. Allora, gli antichi astronauti praticamente sarebbero quelli che i popoli antichi vedevano come dei, cioè sono delle creature arrivate sulla Terra per motivi, cioè, di esplorazione. E praticamente, essendo molto più evoluti dell'essere umano, gli antichi li vedevano come delle divinità. Secondo la teoria degli antichi astronauti, è grazie a loro che l'uomo si è evoluto da uomo di Neanderthal a Homo sapiens, diciamo quel salto generazionale che le teorie di Darwin non spiegano, quel pezzo che manca da come ha fatto l'uomo a diventare da praticamente uno scimmione a essere un uomo senziente, e quindi la teoria è quella lì. Logico, loro arrivando da un altro pianeta hanno vite più lunghe e quindi venivano visti anche per la loro longevità come delle divinità e rientrano in questo giardino degli dèi, che è la casa loro, quindi il loro giardino. E invece volevo chiederti, per lo studio dei personaggi, ti sei un po' ispirato a persone di conoscenza o hai preferito mettere vari lati di te in ogni persona o magari sei andato via di fantasia? Insomma, come sono nati? E qual è il tuo personaggio preferito? Quello proprio nel cuore, perché c'è sempre, come i figli un Il po'. personaggio preferito, il mio è Alan, che è Alan Divine, Immaginavo. che è il protagonista. Infatti l'ho messo in prima persona, come se fossi io a parlare. E, no, i personaggi ho messo un po' di me, un po' in tutti. Logico, nei personaggi femminili vai un po' a usare le persone che conosci, il loro carattere, quindi ho sfruttato le amicizie per cercare di mettere un po' delle persone che conosco in questi personaggi. La maggior parte di loro però ha tanto di me, quindi devo dire che in ognuno di loro c'è un pezzo di Marco. In alcuni, quelli magari più secondari e meno importanti, ho improvvisato, inventato, cercato di dargli una connotazione il più possibile reale, sperando di esserci riuscito, però diciamo che due o tre sono proprio di me, non hanno nulla, quindi sono abbastanza inventati. A me ha incuriosito molto il personaggio di Lisa, a dirti il vero. Mi sarei stata tanto curiosa di sapere da chi hai preso spunto, perché a me ha ricordato un po' di persone. Poi, Lisa, vabbè, tu sei d'Assi, io sono da Ossa, quindi tutto un altro mondo, però. sì, vabbè, la giovane detective, dici tu, quella che sì, ma lei è un personaggio che è uscito alla fine, perché mi mancava un personaggio che collegasse i personaggi principali, e allora è uscita un po' all'improvviso e mi è uscita così. Non ti saprei dire, no? Lei non è uno di quei personaggi, non ho preso spunto da nessuno per lei. Mi è Ah, sei venuta molto così. curiosa, ok. Se tu dovessi invece definire il lettore ideale del Giardino degli Dèi, chi è? Allora, innanzitutto un lettore curioso, perché secondo me la lettura di un thriller del genere deve appunto portarti anche delle domande e avere voglia di ricercare per avere le proprie risposte, perché logicamente non è che se uno scrive dà le risposte che siano quelle, cioè la realtà è un'altra, quindi ognuno va a leggere magari appunto gli antichi astronauti, si fa un'idea e poi può crederci o non crederci, e quindi il lettore deve essere innanzitutto curioso, poi logicamente deve piacere il genere, il thriller, quindi deve essere qualcosa, un genere che scorra. In mezzo ci sono anche, diciamo, due storie d'amore, quindi ho cercato di mettere anche qualcosa che coinvolgesse anche persone che vedono, che leggono, diciamo, dei libri diversi dal thriller, che possono essere interessati anche da quello, perché Alan ha poi la sua storia e altri personaggi hanno la loro. Quindi secondo me la cosa principale è che sia curioso. Per me il lettore deve essere curioso, di avere voglia di scoprire questo mondo nuovo che ho inventato, o diciamo magari c'è stato veramente, questo non si può sapere, non te lo so dire. Se come è andata la storia antica non te lo so dire. Diciamo che leggendo molto di storia
Mi sono fatto delle idee e spero che se le faccia anche il lettore. Posso farti una richiesta? Tutto quello che vuoi. A me piacerebbe tantissimo che tu ci leggessi un piccolo estratto, magari il tuo preferito. Allora, andiamo qui, c'è il libro qui. Allora, ma il mio preferito non posso leggerlo perché sennò poi spoilerò veramente. L'avevo immaginato perché guarda, se un po' ti ho capito, visto che poi mi confermi Alan essere il tuo personaggio preferito, immaginavo che fosse nella parte che non potevi leggere. Allora, io ti posso leggere la parte di quando Alan va, aspetta che devo trovarla perché se no, aspetta che la cerco. Allora, no, una delle parti che mi piace di più è quando lui va dal coroner per vedere se che cosa è successo a uno dei protagonisti che ha avuto un incidente, quindi è morto ed è dal cuore. Non so se leggerlo questa parte qua, perché è la parte che mi è piaciuta, cioè che a me piace di più. Quindi Sì, a parte che è un estratto decontestualizzato e quindi non penso, dovrebbe perché una delle cose che ho messo del personaggio di questo detective dell'omicidi è che lui quando vede un cadavere sta male, quindi già lì è già un controsenso, uno che lo fa per mestiere ed è bravo quando vede un cadavere che sta male. Quindi mi sono divertito a scrivere questa parte. Devo dire che è stato anche molto divertente scrivere alcune parti, altre parti, quelle più studiate, un pochino più complicato e anche un pochino più difficile. Ma questa parte qui mi sono divertito. Quindi è la parte che mi piace di più. Vuoi Vai. Sì, che ti leggo questa? siamo tutti orecchi. Ok, allora. Posso partire da dove voglio oppure vuoi che parta dall'inizio capitolo? Parto da un punto che No, voglio parte io. l'inizio, così non togliamo il gusto magari di una Scusami, lettura. ho perso Partire dall'inizio, così non togliamo il gusto dell'inizio del capitolo. Ok, praticamente. Ok, allora parto di qua. Allora, alzai lo sguardo verso l'insegna luminosa, velata da una nebbia densa che aveva riportato Londra indietro di un paio di secoli. Poi, con la neve che cadeva sempre più fitta, abbassai la testa e varcai la soglia dell'ospedale. Una volta al suo interno mi districai agevolmente tra i corridoi. Erano mesi che non mettevo piede lì dentro, ma nonostante non fosse altro che una mela bacata, il mio cervello non si era dimenticato dove fosse quella dannata porta. Mi fermai davanti, con gli occhi che faticavano a leggere la scritta coroner incisa a caratteri cubitali. Prima di aprirla, ne sfiorai ogni lettera, consapevole che, una volta varcata, sarei stato preda dei miei soliti incubi. Mi bastarono un paio di passi nello stretto corridoio per sentire le prime gocce di sudore gelido imperlarmi la fronte. Prima di raggiungere l'ospedale, mi ero fermato in un bar a mangiare qualcosa. Mi pentii di quella scelta subito dopo aver raggiunto la stanzone principale, dove un grande neon proiettava la sua fredda luce bianca su un tavolaccio d'acciaio. Attorno ad esso, una serie di celle, anch'esse d'acciaio, rendeva quell'ambiente asettico simile a un opprimente alveare metallico. Il primo sussulto e le budella me lo provocarono l'odore di alcol e disinfettante che permeava l'aria, ma fu la vista del ragazzo coricato sul tavolaccio a darmi il colpo di grazia. Il bagno è al solito posto, detective, mi suggerì il patologo, abbassando la mascherina che gli copriva il volto, subito dopo aver posato la sega circolare con cui aveva appena finito di incidere il cranio del ragazzo. Senza farmelo ripetere, aprì la porta alla mia sinistra e mi fiondai all'interno del piccolo bagno. Ne riemersi dopo un paio di minuti, con la faccia che doveva avere lo stesso colorito cianotico di quella del cadavere a cui il patologo stava praticando l'autopsia. Apri l'armadietto alla tua sinistra, disse il medico, senza alzare la testa dal corpo che stava martoriando. Secondo scaffale, la scatola con le pillole verdi. Due dovrebbero bastare. Dolasteron, lessi distrattamente con le budella che continuavano a salire e scendere dalle montagne russe. Cos'è? Un antiemetico, ti consiglio di prenderle subito. Solo un paio? Il patologo alzò la testa, fissandomi con i suoi piccoli occhi acquosi. Di solito ne basta una, ma a giudicare dalla tua faccia credo che questo poveraccio sia messo meglio. Non appena finì la frase, si chinò di nuovo sul cadavere e iniziò a incidergli la cavità toracica con un piccolo bisturi. Puzzi come una ciminiera, continuò, mentre infilava una mano nello squarcio che aveva appena creato. Da quanto fumi? Io non fumo. Il patologo scosse la testa, mentre estraeva dalle frattaglie dello stomaco. Mi voltai di scatto, puntando di nuovo alla porta del bagno. Ho trascorso la maggior parte della mia vita qui sotto, disse il patologo, e
E qui, sotto gli odori, sono sempre gli stessi. Dammi retta, detective. Tra te e la ciminiera di una nave a carbone non c'è alcuna differenza. Ho iniziato 6 mesi fa, gli dissi, girandomi di nuovo verso di lui. Teneva tra le mani qualcosa di scuro e molliccio, che sembrava dover scivolare da un momento all'altro. Sollevai la testa, con gli occhi che cercavano un disperato rifugio nella luce sopra di noi. Non ci vediamo da così tanto tempo? Annuì, senza aprire bocca. Se l'avessi fatto, quel poco di colazione che mi era rimasto dello stomaco sarebbe finito accanto all'interiore del ragazzo. Avrei avuto le tue buone ragioni per iniziare a fare una cosa così stupida, però adesso dammene una. Un riflesso incondizionato indirizzò il mio sguardo in direzione del cartello con la scritta vietato fumare. Qui sono l'unico vivo, disse il patologo, prima che io potessi obiettare la sua richiesta. Dubito fortemente che qualcuno dei miei ospiti si lamenti se ne fumo una. E abbassò di nuovo la mascherina. Aveva la pelle del viso spenta e le rughe ai lati delle palpebre tirate come corde di violino. Erano passati oltre 10 anni dalla prima volta in cui lo incontrai. E già allora mi era apparso come un uomo stanco e prossimo alla pensione. Mi sforzai di sorridere alle sue parole, ma lui mi fissò con aria seria. Mi chiesi da quanto non rideva. Poi mi guardai intorno. In quella camera non c'era niente per cui ridere. Chi è? Gli domandai, nella speranza che il dolaster non facesse finalmente effetto. Per quanto cercassi di sforzarmi, mi era quasi impossibile evitare di guardare lo squarcio nel petto del ragazzo. Su questo tavolo il nome non ha alcuna importanza, rispose lui con lo sguardo freddo e distaccato di chi era abituato a trattare più con i morti che con i vivi. Fammi indovinare, Dark Angel? Il patologo si accese la sigaretta che gli avevo passato e fece un paio di lunghe boccate, annuendo con aria sconsolata. Per qualche istante il fumo galleggiò nell'aria, prima di svanire sotto l'intensa luce del neon. Sto aspettando gli esiti del laboratorio, ma sono più che certo che sia stata quella maledetta droga sintetica a fottere il cervello. È arrivato qui la notte scorsa, direttamente da un rave party. Ci sono ancora 2 celle vuote dietro di me, ma credo che prima di questa sera l'hotel sarà al completo. Sospirò come se nulla fosse, spense la sigaretta sul tavolo d'acciaio all'altezza dell'orecchio del cadavere e riprese il suo lavoro. Tu fermami quando vuoi, eh? Direi basta, sennò qua riveliamo troppo. Ah, no, Marco, io andavo avanti, ma solo perché tu non mi fermavi, eh? Io non. guarda, comunque è sempre un'emozione sentir leggere l'autore il proprio lavoro. Per me è una delle cose più belle, e alla fine, cioè, la parte più bella della presentazione è proprio leggere con l'autore delle parti, soprattutto per chi l'ha letto. Infatti, guarda, c'è un commento adesso di Frederick che ci ha letto: presentazione magnifica, felice di aver preso il libro. Lo ringrazio moltissimo. Sono ben felice di questo. Grazie. Adesso ho letto la. Grazie, veramente Queste molto bello. sono le cose che mi emozionano di più, perché scrivere è bello, vederlo pubblicato è ancora più bello, sapere che la gente lo apprezza non ha prezzo, diciamo che è come Mastercard, non ha prezzo. Concordo con te. Ascolta, prima di passare ai ringraziamenti vari, devo farti una domanda un po' più particolare. Vai Se pure. tu adesso da editor, da scrittore, ti trovassi davanti una persona che vorrebbe diventare uno scrittore di thriller, cosa gli suggeriresti di fare? Dove gli suggeriresti di cominciare? Di cominciare, allora, innanzitutto se uno vuole scrivere non si deve fermare all'idea che scrivi e nessuno ti pubblica, nessuno ti legge, cioè scrivi, uno deve scrivere per passione propria, come ho fatto io, che è la cosa più bella, e le cose secondo me se le fai con passione da qualche parte ti portano di sicuro. Quindi lo scrivere secondo me è la cosa più bella. Poi devi credere soprattutto nel tuo lavoro, perché io all'inizio quando ho cominciato a scrivere tempo fa, se non erano gli amici che mi spingevano a dire no, guarda che secondo noi sei bravo, e il tuo modo di scrivere ci piace, prova, credici, mi sarei interrotto, avrei smesso anch'io, avrei interrotto anch'io la scrittura. Invece sono andato avanti, ho avuto la fortuna di incontrare Pablo e Romina, che sono i due responsabili della casa editrice che ha pubblicato il romanzo, e quindi bisogna avere anche la fortuna di incontrare le persone giuste al momento giusto. Però la cosa fondamentale, secondo me, è scrivere, credere in se stessi, e facendo già così, da qualche parte si arriva. Poi tu sei più esperta perché tu hai già pubblicato di più, quindi sei già più sai come funziona il mondo. È un mondo difficile, però se ci riesci a entrare, secondo me è un mondo che ti dà grandi soddisfazioni e grandi emozioni. Tra l'altro, poi il thriller è proprio una struttura molto diversa dall'altra tipologia, perché poi immagino che bisogna avere uno schema, una traccia
ancora più precisa, ancora più dettagliata di determinati elementi dall'inizio alla fine, presumo, per far coincidere determinati aspetti. Sì, perché comunque il thriller, appunto, avendo una trama che deve far combaciare vari personaggi in vari momenti, non deve, deve seguire una logica che a volte sfugge perché ti lascia andare la scrittura di personaggi. Magari poi No. sono loro che ti portano da una parte che tu non pensavi neanche, allora quindi devi ricominciare a tornare indietro, correggere gli altri personaggi e ti rendi conto che quello che tu hai studiato all'inizio. Cioè, la cosa che io trovo più facile è scrivere l'inizio e scrivere la fine. La parte in mezzo l'ho già vista modificata tante di quelle volte in 10 anni che ho scritto un romanzo, che la prima stesura è completamente diversa dall'ultima, da quella che è uscita. Quindi dico che il thriller è molto complicato, secondo me, però. Assolutamente. Chapeau perché hai scritto veramente un libro bellissimo che consiglio a tutti Grazie. quelli che ci stanno ascoltando, ci stanno vedendo e ci vedranno perché poi questa diretta sarà disponibile sempre sulla pagina di Brivio, sarà disponibile sul canale YouTube di Brivio Libreria e sul mio canale YouTube Isabella Rosa Pivò. Ovviamente condividerà anche Marco stesso. Vi invito a comprare il libro, a ordinarlo da Brivio Libreria, fanno anche consegna a casa. Mi raccomando, nonostante il periodo, ordinate dalle librerie, non su Amazon, non sui siti d'acquisto, ma aiutiamo le librerie che ci danno anche un bellissimo servizio. Vorrei tanto ringraziare Brivio Libreria, appunto, Romain Pernettaz per averci permesso di fare questa bella presentazione. Jenny Perron, che è la nostra tecnica che ci sta sostenendo da dietro, dalla regia, e soprattutto te, Marco, grazie di cuore di essere stato nostro ospite. Io ti ringrazio tantissimo, ringrazio la Brivio Libreria per questa presentazione, questa possibilità. Anche se non sono potuto venire lì da voi, sono stato felicissimo di essere in streaming. Volevo solo, posso dire ancora una cosa, farmi una piccola Certo. pubblicità personale. Ho creato anche un sito internet che è www.marcoferraris.it, dove ho anche messo, oltre ai primi due capitoli del romanzo, anche altri racconti che ho scritto. E poi volevo fare una, farò poi, quando, anche col tempo permettendo col lavoro, una sezione di ricerche dove, come dicevi tu, che è molto importante che poi il lettore vada a vedere questa parte delle ricerche, dove metto tutti gli studi che ho fatto io per arrivare a questo primo romanzo e al secondo che sto scrivendo, che sarà sempre un thriller con degli altri personaggi, con altra struttura, però. Ci saranno tante cose, piccole cose sfiziose di ricerca da andare a leggere e incuriosire i lettori. Quindi chi è interessato Bellissimo. al sito, e adesso è all'inizio, però diciamo che pian pianino lo sto facendo crescere come voglio io. Quando prevedi il secondo romanzo? Hai già un'idea? Allora, adesso non so dirti a che punto, perché in teoria l'avrei già quasi finito, ma come dicevo, qualche personaggio mi ha fatto cambiare la prospettiva, quindi lo sto mettendo a posto. Spero entro la primavera di finire anche il secondo, di uscire anche col secondo. Grandissimo, complimenti per tutto Marco, davvero. Grazie a te, grazie alla libreria e grazie a tutti quelli che hanno seguito. Grazie a tutti, è stato fantastico stare con voi.